Buongiorno a tutti, avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione del maresciallo capo Giuseppe Milano, del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia. L'audizione del maresciallo Milano si ricollega a quelle che abbiamo già svolto della dottoressa Salvi, PM del caso Bibbiano presso il Tribunale di Reggio Emilia, e di Luca Ponzi, giornalista RAI dell'Emilia Romagna, e ci riporta sullo specifico della vicenda di Bibbiano, sulla quale ci sono ormai alcuni punti fermi sul piano giudiziario. Le audizioni che abbiamo svolto ci hanno però dato un quadro anche più ampio di disfunzioni, sia ordinamentali che procedurali, che possono non essere reati, ma che comunque evidenziano un quadro preoccupante. Per questo motivo mi è sembrato opportuno acquisire anche la testimonianza del maresciallo Milano, che conosce bene questa vicenda e che ne è stato molto coinvolto. Tra i punti che chiederà il maresciallo di approfondire c'è innanzitutto quello delle origini delle indagini. Ricordo a questo proposito che la dottoressa Salvi ci aveva ricordato come esse fossero nate di iniziativa sulla base di una serie di discrasie emerse ma non considerate dai tribunali per i minorenni, come per esempio il numero abnorme di allontanamenti in Valdenza. Le discrasie danno maniera nei fascicoli, la difformità fra quanto segnalato dai servizi sociali e le conclusioni che avevano portato ad archiviazioni o assoluzioni. Un secondo elemento che chiederei di approfondire sono gli elementi emersi in corso di indagine, quali ad esempio le dinamiche in relazione agli affidi e naturalmente gli aspetti anche economici della vicenda. Vorrei poi che il maresciallo ci aiutasse ad approfondire le difficoltà delle attività investigative a causa della polverizzazione della normativa fra norme nazionali e regionali, linee guida, codici etici e deontologici. In questo ambito si collocano, non da ultimo, le differenti valutazioni dell'autorità giudiziaria minorile, che aveva inconsapevolmente avallato le impostazioni date dai responsabili dei servizi sociali territoriali e della Procura, che ha invece evidenziato l'esistenza di veri e propri reati. Su questo va naturalmente considerato che la vicenda ha evidenziato una forma di cointeressenza fra pezzi di amministrazione locale e altri soggetti, psicologi, operatori, associazioni, sostenitori anche di teorie pseudoscientifiche che giustificavano procedure di allontanamento. Si trattava, da quello che si capisce dai media e dagli atti che abbiamo visto, di un gruppo di potere abbastanza coeso, influente e combattivo, soprattutto a livello locale. Ricordo a tale proposito, e senza avanzare alcuna valutazione sulla sussistenza di fatti penalmente rilevanti, che ancora poco prima che la vicenda venisse alla luce, le valutazioni erano tutte a favore di quello che veniva celebrato come un modello. Lo stesso sindaco di Bibbiano, audito dalla Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza insieme a Federica Anghinolfi il 14 luglio 2016, aveva presentato le vicende che sono poi emerse nelle indagini come un insieme di buone pratiche da valorizzare ed estendere a livello regionale e nazionale. Chiedo anche al maresciallo delle valutazioni su questi aspetti, anche per capire se le indagini siano state in qualche modo ostacolate dagli imputati, eventualmente anche da altri soggetti non imputati, appartenenti all'amministrazione locale, all'associazione o alla politica. Infine, chiediamo al maresciallo di darci, sempre in relazione alla sua esperienza, una testimonianza e una valutazione sugli aspetti che può aver incrociato. Mi riferisco alle lacune del sistema degli affidi, che secondo lei, a suo giudizio, potrebbero quindi aver favorito le condotte illecite riscontrate nel giudizio del Tribunale di Reggio Emilia, come ad esempio l'identità tra il ruolo di tutore e quello di funzionario dei servizi sociali, il mancato intervento diretto della magistratura minorile e dell'autorità garante, l'eccessiva dipendenza delle valutazioni dall'inquadramento compiuto dal personale dei servizi sociali. Ovviamente sono tutte riflessioni, sono tante, ma se non saranno comprese nella sua relazione ci riserviamo di fare domande in seguito. Lascio quindi la parola al maresciallo Giuseppe Milano, e chiedendogli la disponibilità a rispondere a delle domande in seguito alla sua relazione, e avverto l'audito che, se ritiene che alcune parti dell'audizione debbano svolgersi in seduta segreta, procederemo in tal senso. Grazie. Buongiorno a tutti, sono il maresciallo capo Giuseppe Milano e svolgo servizio presso il nucleo investigativo Carabinieri di Reggio Emilia.
Ho svolto dall'inizio questa indagine coordinato dalla Procura di Reggio, dalla dottoressa Salvi, unitamente a due colleghi, il maresciallo Gandolfi e l'appuntato Domenico Pacciolla. E attualmente il procedimento è stato definito nella fase del rinvio a giudizio, sono stati rinviati a giudizio 17 imputati su 22 richiesti dal Pubblico Ministero per un complessivo di 97 capi di imputazione rispetto ai 100 per i quali era stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio. In sede di giudizio abbreviato, richiesto da due imputati, una è stata prosciolta, è un assistente sociale, è stato invece condannato il psicoterapeuta dottor Claudio Foti, che è socio della CSRL, la Società Sviluppo Intelligenza Emotiva, e anche direttore scientifico della Ollus, più nota Hansel e Gretel. La sua condanna è stata 4 anni di reclusione per i reati di lesioni gravissime e concorso in abuso d'ufficio. È stato invece prosciolto dall'accusa di frode processuale per difetto dell'elemento soggettivo. In sostanza si è ritenuta sussistente la condotta frodatoria, ma si è ritenuto difettante la volontà, la finalità richiesta dalla norma, dell'articolo 374 CP, necessario per attribuire rilevanza penale a quella condotta. Precedentemente era già stata condannata con sentenza di patteggiamento un'altra assistente sociale, la quale già nella fase delle indagini preliminari aveva fornito ampia confessione sui fatti, in particolare su alcuni delitti di falso. Ne ricordo uno in particolare: aveva, in fase di allontanamento di due minori, un bambino era molto piccolo, aveva solo 18 mesi, e la bambina aveva la sorellina 5 anni, indicò come totalmente fatiscente l'immobile da lei visionato, mentre in sede di indagini ammise e confessò di non essere mai entrata in quell'abitazione. La condanna di Claudio Foti, come ho detto, è anche una condanna sia per le lesioni gravissime subite da un minore, sia per il concorso in abuso d'ufficio, ma è stata subito, percepita dall'imputato, lo ha più volte rilevato durante le sue difese, come un vero e proprio processo alla psicoterapia. Ci tengo a dire che nell'indagine, nel processo, hanno ad oggetto la scienza o la psicoterapia in quanto tale. Fisiologicamente la scienza è un bene costituzionalmente protetto, nessuno si sognerebbe mai di elevarlo a oggetto di inchiesta. Né però, tantomeno, possiamo pretendere di coprire sotto l'egida della psicoterapia delle condotte penalmente rilevanti e ritenere la psicoterapia un elemento scriminante di quella condotta. Si è trattato di un'attività che ha richiesto una preparazione intensa, soprattutto nella fase iniziale, anche in itinere però, perché si tratta di materie desuete per l'Arma dei Carabinieri. Parliamo anche di reati, penso al reato di depistaggio, era stato introdotto nell'ordinamento giuridico soltanto a luglio del 2016. Quindi c'è stata anche una grande difficoltà da parte della Procura nel valutare i fatti e poi anche per poterli inquadrare giuridicamente. I reati che abbiamo accertato partono dalla visione di alcuni fascicoli che ci è stata delegata da parte della Procura, in cui erano state notate delle anomali cadenze temporali, cioè in sostanza ci si trovava davanti ad allontanamenti ai sensi del 403 del Codice Civile la maggior parte delle volte e altri eseguiti invece direttamente su decreto del Tribunale ai sensi della legge 184 del 1983. In queste situazioni si apriva contemporaneamente dopo l'allontanamento un procedimento penale, quasi sempre avente ad oggetto presunti maltrattamenti e abusi sul minore, notando però che in prossimità di momenti giudiziali importanti, come poteva essere l'audizione del minore oppure la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, perveniva una nuova relazione con un nuovo dichiarato del bambino. Una tra le prime anomalie che ho colto nelle relazioni che mi sono state portate in visione sta in quelli che sono i virgolettati, cioè i virgolettati sono i due punti, virgolette, dove viene indicata la frase che il minore avrebbe, utilizzo il condizionale, riferito al terapeuta. Ed è ovvio che una frase che per essere virgolettata rispetto a una sintesi è una frase importante nel contesto della relazione, perché spesso e volentieri è proprio la frase dove il bambino cita l'abuso, cita il maltrattamento. Bene, noi carabinieri siamo abituati a fare intercettazioni e per poter trascrivere una telefonata anche di soli 10 minuti a volte occorre mezz'ora, perché occorre scrivere parola per parola indicando anche il senso, le pause.
A quelle relazioni invece non era allegato nessun audio, eppure spesso e volentieri ci trovavamo davanti anche a decine di righe di virgolettato, il che era una tra le prime anomalie che si era onestamente notati. Sulla base di questo è stata fatta poi un'intensa attività sia di tipo intercettivo e sia di tipo di acquisizione documentale. Dopodiché sono stati sentiti decine, credo anche centinaia, di testimoni su ogni singola circostanza storica indicata in quelle relazioni. Relazioni che spesso abbiamo notato essere intrise di percezioni o valutazioni soggettive degli assistenti sociali, che con tutta oggettività non abbiamo mai contestato, nel senso che abbiamo cercato di distinguere quella che era la ricostruzione storica di un fatto rispetto alla valutazione di quel fatto. Faccio un esempio per intenderci, perché lo ricordo perfettamente. In una relazione vi era indicato che un minore davanti all'assistente sociale si era masturbato su un puff, su un divanetto presente in una sala d'attesa. Ovvio che in quel caso il concetto di masturbazione postula un fatto storico, che è un movimento, cioè lo strofinare i genitali su un divanetto. Io non posso accertare se il bambino in quel momento si stava masturbando o meno, perché quello rientra nella percezione e nella valutazione dell'assistente sociale e quindi a nostro parere non era assolutamente valutabile, perché fa parte delle sue valutazioni. Quello che però abbiamo cercato di accertare è il fatto storico sotteso a quella valutazione, cioè il bambino strofinava o meno la parte genitale sul divanetto a destra, a sinistra, avanti o dietro, e questo l'abbiamo fatto attraverso intercettazione o l'ascolto di persone che avevano assistito a quel singolo fatto storico. Questo lo dico per far comprendere quanto radiografico il più possibile si è cercato di far diventare questa attività, proprio per evitare che diventasse una guerra tra bandiere, tra virgolette, cioè una guerra tra un orientamento psicoterapeutico e un altro, cosa che assolutamente sin dall'inizio non voleva essere. I bambini, dopo essere stati allontanati, venivano portati alla psicoterapia della Ollus Hansel e Gretel. Buongiorno. La Ollus Hansel e Gretel era una Ollus che si occupava di psicoterapia del trauma, e all'interno di questa seduta psicoterapeutiche questi minori risultavano spesso, così emergeva dalle relazioni, ricordare eventi che probabilmente la loro mente aveva censurato nel passato. Ovviamente nessuno fino a quel momento conosceva quali erano le modalità con cui questi ricordi erano emersi durante le sedute psicoterapeutiche, ed è per questo che a partire da un disegno le cui connotazioni sessuali risultavano essere state oggetto di consulenza da parte del pubblico ministero ed erano risultate una falsificazione del disegno originario, si è quindi partite con le attività intercettive. Si è quindi emersa una modalità di seduta terapeutica inducente, suggestiva, questo lo hanno sottoposto al vaglio i consulenti tecnici del pubblico ministero, anche se il concetto di suggestione, prima ancora di essere un concetto terapeutico, è un concetto giuridico. Faccio un esempio concreto, basti considerare che alla domanda suggestiva proposta in sede di esame durante un processo, il giudice non chiede a un consulente se la domanda era suggestiva o meno, decide direttamente se la domanda era ammissibile o meno in quanto suggestiva o meno. È molto importante l'aspetto della frode processuale, perché rappresenta, insieme al reato di depistaggio, il cuore portante dell'attività, poiché ci troviamo davanti a una totale alterazione dello stato amnestico ed emotivo di minori che erano stati allontanati rispetto al nucleo familiare d'origine. Uno stato amnestico che, come hanno spiegato i consulenti tecnici del pubblico ministero, e come sarà al vaglio del dibattimento, dove gli imputati avranno modo anche di potersi confrontare con l'impostazione e con le valutazioni accusatorie, è irreversibile. Ricordo una sorta di confronto che c'è stato con alcuni consulenti, ci hanno fatto capire e spiegato come la memoria non sia un processo riproduttivo. Noi quando ricordiamo un evento non stiamo rappresentando l'evento così come esso è avvenuto. Quando noi raccontiamo un evento stiamo resocontando l'evento semplicemente come noi lo abbiamo vissuto, come noi lo abbiamo immagazzinato e come noi in quel momento, sottoposti a una serie di variabili, abbiamo deciso di raccontarlo. Ora, non è più possibile recuperare il ricordo originario, cioè un bambino che cristallizza in sé il ricordo di essere stato abusato
vero o falso che questo ricordo fosse, non è più in grado di stabilire in futuro se quel ricordo che è venuto fuori fa parte di un ricordo originario o meno. E qui c'è tutto il dramma dell'indagine, un dramma giudiziario, perché dietro il processo penale prosegue poi il processo civile, perché dietro la lungaggine del procedimento penale in tema di abuso si appoggia anche il procedimento civile. Ed è ovvio questo, poiché ci si trova davanti a genitori formalmente indagati o imputati per reati sessuali sui minori. Ma ci sono anche danni estremi al bambino, perché, come abbiamo detto, l'alterazione dello stato amnestico porterà quel bambino a ricordare per sempre quell'abuso. Oggi i bambini di Bibbiano sono tutti tornati dalle rispettive famiglie e questo dopo la fase cautelare o in prossimità della fase cautelare. Ricordo però un esempio che mi ha molto colpito, di una bambina rientrata in famiglia che ancora oggi afferma di essere stata stuprata violentemente dal padre quando una visita ginecologica ne ha attestato assolutamente l'integrità. Questo a far capire come l'alterazione dello stato dei ricordi di un minore possa poi impedire a quel minore di poter effettivamente recuperare la verità storica dei fatti. Questa è un'importante criticità, perché nel momento in cui un bambino viene allontanato vi è un aspetto sanitario da considerare, e questo è emerso anche nel confronto dialettico che vi è stato con le difese, sia durante le indagini in alcuni interrogatori, sia anche nella fase successiva. Cioè, il bambino nel momento in cui viene allontanato ha bisogno di cure, ha bisogno anche di un sostegno psicoterapeutico. Il punto è che se il sostegno psicoterapeutico ha ad oggetto la rielaborazione del trauma e quel trauma coincide col fatto oggetto del processo, ci troveremo in futuro davanti a un processo costruito sul recupero di quel ricordo. E questo avviene soprattutto in tutte quelle violenze sessuali che sono avvenute senza che un'analisi medica lo possa attestare. Tutte quelle tipologie di abusi dove il ricordo del bambino e la sua attendibilità è la fonte probatoria della colpevolezza, sostanzialmente vengono definitivamente compromesse da quel tipo di approccio terapeutico che lo psicoterapeuta decide di avere con quel singolo minore. Ovvio che in questo caso c'è un conflitto tra la psicologia clinica e la psicologia forense, perché la psicologia forense ha un dettato normativo a cui si avvicina maggiormente, parlo della carta di Noto, del protocollo di Venezia, mentre la psicologia clinica è un po' più libera, un po' più sciolta dalle regole. Ovvio che nel caso di Bibbiano abbiamo notato che invece, utilizzando metodiche senza dubbio opinabili, questo lo hanno detto i consulenti del pubblico ministero, si è poi preteso di utilizzare gli esiti di quel recupero all'interno dei processi. Occorre anche dire che Bibbiano nasce con una presenza dell'articolo 403 del Codice Civile previgente, e non nego che l'attuale formulazione dell'articolo 403 ha sicuramente risolto alcune delle criticità che anche noi come investigatori avevamo notato. Attualmente l'articolo 403 innanzitutto attribuisce una cadenza temporale precisa alle fasi del procedimento, indica un elemento importante nella fase dell'allontanamento che è l'urgenza, mentre prima l'urgenza di provvedere non era presente nella fattispecie del 403. Sono stati introdotti 7 commi importanti dove è stato previsto un primo vaglio giurisdizionale innanzitutto dal pubblico ministero e successivamente anche da parte del Tribunale per i minorenni, e in più, cosa importantissima, è stato ammesso anche una forma di impugnazione per i genitori. Quando invece le indagini di Bibbiano vengono effettuate, i genitori si trovano davanti a un decreto, a un allontanamento di cui vengono secretati gli atti, quindi sostanzialmente non sanno il motivo per cui i loro figli sono stati allontanati. Spesso anche con situazioni paradossali, per esempio famiglie che avevano 3 bambini sono state ritenute inadeguate esclusivamente per uno dei 3, non anche per gli altri 2, quando magari gli altri 2 avevano la medesima età di quello allontanato. Successivamente, sempre grazie alla riforma del 403, questo mezzo di impugnazione ha consentito oggi ai genitori di potersi rivolgere a un organo terzo, addirittura alla Corte d'Appello, neanche una sezione diversa del medesimo tribunale, e questo sicuramente con importanti ripercussioni in termini di garanzia
per quei genitori. Anche perché occorre dire che in quelle poche situazioni dove i genitori riuscivano ad acquisire gli atti, hanno tentato di rivolgersi più volte, abbiamo riscontrato in atti numerosi ricorsi al garante dell'infanzia, ma diventava sostanzialmente un cane che si mordeva la coda, in quanto garante per l'infanzia non ha fatto altro che rivolgersi agli assistenti sociali per chiedere una relazione, e gli assistenti sociali hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto delle relazioni che oggi sono oggetto di falso, e quindi sostanzialmente quei genitori non hanno avuto un effettivo e concreto sostegno da parte del garante per questa motivazione. Sicuramente, come diceva prima lei, tra i vari quesiti vi è questa, non voglio dire acquiescenza delle decisioni del Tribunale per i minorenni, non mi permetterei mai, ma sicuramente abbiamo notato una sorta di equazione che nei fatti viene fatta, e cioè una sorta di assistente sociale sta a Tribunale minorenni come PG sta a PM. È un'equazione matematicamente distonica per evidenti ragioni. Innanzitutto il PM e la PG si può considerare una sorta di longa manus rispetto al pubblico ministero, ma sono la medesima parte processuale. Gli assistenti sociali al Tribunale per i minorenni assolutamente no, poiché il Tribunale minorenni ha funzioni, come sappiamo, giudicanti. In secondo luogo, non compete agli assistenti sociali ricostruire fatti reato. Questo è un'importante problematica che effettivamente emerge. Cosa si deve intendere per indagine psicosociale? Perché è questa che poi le procure minorili e i tribunali per i minorenni delegano agli assistenti sociali, cioè le indagini psicosociali. Io l'unico dato che posso riferire sull'argomento è che nelle relazioni di cui ho preso lettura vi era tutt'al più una ipotesi sui fatti che erano avvenuti. In molte relazioni abbiamo rinvenuto connotati quasi medievali, spesso veniva riportata la Vox Populi, ho letto personalmente relazioni dove si indicava voci di paese, testuale, riporto testuale, per voci di paese la bambina risulta prostituirsi presso la casa dei genitori. Ovvio che ci ha stupito un simile approccio a una ricostruzione storica dei fatti, poiché quella fonte non risulta neanche citata, quindi neanche a consentire, ecco, l'individuazione di esse, quindi a poterlo ricostruire da parte dell'organo competente o la PG o la Procura. Ovvio che tutto questo porta a uno squilibrio processuale, poiché se gli assistenti sociali vengono considerati al Tribunale per i minori come la PG al PM, è vero che nel procedimento minorile in realtà non ci sono parti processuali, ce n'è solo una ed è il supremo benessere del minore, però è anche vero che quando ci si trova davanti a un servizio sociale che segnala per un allontanamento, sostanzialmente si viene de facto a creare una situazione di conflitto, da una parte i segnalanti e dall'altra parte i genitori. La possibile vicinanza dell'assistente sociale al Tribunale per i minori potrebbe potenzialmente creare uno squilibrio. Io non avrei altro, meno che... C'è forse un'ultima parte che avevo segnato, è un tema delicato che mi limito a indicare senza esprimere alcuna valutazione, ed è la potenziale strumentalizzazione dell'affido sine die. Oggi lo riferisco perché è un tema emerso, per quanto sia delicato, ed è l'affidamento di bambini a coppie omosessuali. Ovviamente tutti sanno che è precluso da un punto di vista normativo, eccetto ipotesi della stepchild adoption, l'adozione da parte di bambini a coppie omosessuali. Ovviamente io lo preciso perché il tema è delicato, non intendo assolutamente fornire alcuna valutazione sull'opportunità o meno, sto riferendo quello che è emerso durante le indagini, cioè la potenziale strumentalizzazione di un istituto che è quello dell'istituto sine die. Sappiamo che in base alla legge 184 del 1983, l'affido dovrebbe durare massimo 2 anni, eccetto ipotesi di proroga. Questa proroga, nell'ipotesi di permanenza, di pregiudizio da parte all'interno del nucleo familiare, potrebbe portare anche l'affido a prolungarsi anche fino alla maggiore età.
Ovviamente il problema è accentuato poiché sappiamo anche che nel 2015 è stata introdotta la legge la 173 in tema di continuità affettiva che ha maggiormente rafforzato il legame tra l'affidatario e il bambino. Pongo all'attenzione la questione che l'istituto sine die potrebbe diventare, almeno potenzialmente, uno strumento elusivo della preclusione legislativa di adozione. E questo con due conseguenze. La prima è re ipsa, e cioè la violazione in sé. La seconda è da un punto di vista economico, perché l'adozione tronca definitivamente il sostenimento da parte dell'ente pubblico, laddove invece l'affido sine die garantisce che il minore sia ancora in carico economicamente alla famiglia affidataria. Ringraziamo quindi il maresciallo Giuseppe Milano per questa relazione molto chiara, molto schematica. E io chiedo se c'è qualcuno che vuole intervenire per delle domande. Intanto ho già da remoto l'onorevole Darrando. Prego. Sì, grazie Presidente. Sarò molto breve perché sono in treno, quindi ho paura che si perda la connessione. Intanto io ringrazio il maresciallo perché ha dato delle informazioni secondo me molto utili anche a comprendere meglio alcuni aspetti. Tre domande molto sintetica. Io ho sentito parlare di approccio psicoterapeutico. Se meglio spiega questa parte, anche perché da addetta ai lavori l'approccio psicoterapeutico si può distinguere solo in quello che riguarda, come dire, l'approccio in termini teorici, cioè se utilizzo un cognitivo comportamentale, semico, ma di fatto non cambia quello che poi è l'obiettivo della psicoterapia. Quello che cambia sono le modalità e il punto di vista di indagine che si utilizza nel momento in cui si fa la psicoterapia. Quindi volevo capire meglio questo aspetto che hai detto all'inizio della sua relazione. Mi ha, come dire, incuriosito la differenza che lei poneva tra la psicologia clinica e la psicologia forense. Mi corregga se sbaglio, mi è parso di capire che la psicologia clinica sia più libera rispetto alla psicologia forense. Come dire, in realtà non è che si tratta di libertà, adesso vorrei capire in che termini lei lo intendeva. Però la psicologia clinica si basa su un codice deontologico, su una serie di, come dire, protocolli che devono essere seguiti e che ovviamente, come qualsiasi percorso psicoterapeutico e di indagine e di cure e di diagnosi in ambito psicologico, è molto difficile andare a definire. Se quel tipo di relazione nell'ambito della psicoterapia o del colloquio psicologico si stia svolgendo correttamente, perché molto spesso, cioè la psicologia, la psicoterapia si basa sulla relazione. Credo che potrebbe andare via la voce, e lo dico prima. E l'ultima domanda che le faccio è rispetto invece alla figura degli assistenti sociali. Mi è parso di capire, mi correggo anche qui se sbaglio, che nel caso specifico che stiamo trattando oggi ci sia stata una modalità di elaborare le relazioni non propria di quello che è la figura dell'assistente sociale, quindi sarebbero dovute essere delle relazioni tecniche, invece diciamo si utilizzava un linguaggio un po', come dire, poco tecnico e quindi anche poco specifico, oltre che non supportato da reali fatti, ecco, se penso di essere stata chiara, ma nel caso sono qui per chiarire le mie domande, io ho finito. Allora, grazie onorevole Darando. Io, se il maresciallo è d'accordo, la faccio rispondere subito. Sì, Se sarò. non ha colto delle domande, gliele facciamo ripetere finché No, abbiamo il io collegamento. comunque. Prego. Quando parlavo di approccio parlavo di modalità in realtà, utilizzavo un termine atecnico ma lo indicavo come sinonimo di modalità. Cioè la psicoterapia, per quello che è emerso durante le intercettazioni, era semplicemente uno strumento per indagare sul fatto reato relativo all'abuso, con una serie di domande
e anche di risposte, quindi parliamo di domande chiuse, prive di alcuna possibilità di spaziare sull'argomento, secondo modalità che sono state veramente dettagliatamente indicate dai consulenti del pubblico ministero, parlo della dottoressa Scali e della dottoressa Rossi sulla tematica in particolare delle lesioni. Per quanto riguarda le modalità di relazione, non è oggetto di investigazione sulla modalità con cui un assistente sociale deve redigere una relazione. Credo che non è oggetto né di un'investigazione, tantomeno di un processo. Noi abbiamo semplicemente evidenziato che all'interno di alcune relazioni dei servizi sociali sono stati omessi dei fatti veri che erano noti agli assistenti sociali e il cui inserimento nella relazione avrebbe quantomeno fornito una versione alternativa dei fatti che la magistratura avrebbe potuto valutare, e sono anche stati inseriti dei dati non reali. Per esempio, laddove si indicava che una bambina, ricordo il caso, aveva ripetutamente ribadito di non voler rientrare presso l'abitazione dei genitori, in realtà le copie forensi dei cellulari hanno dato ampia prova di messaggistica dove la bambina addirittura scriveva sulla lavagna presente su un muro: io voglio tornare a casa. E questo dato è un dato che non è mai stato fornito alla magistratura. Probabilmente la magistratura avrebbe comunque deciso quello che ha deciso, ma qua non l'oggetto della frode processuale. La frode processuale è un reato di pericolo, non è un reato che si consuma nel momento in cui viene viziata la decisione, ma nel momento in cui si inquina il procedimento che porta, che approda a quella decisione. Benissimo, onorevole Cantone, prego. Sì, anch'io ringrazio il maresciallo per l'ottima esposizione, ma soprattutto per l'importante lavoro che lei con i suoi colleghi e tutto il suo staff avete fatto di un caso importantissimo di cui si è parlato molto, si è discusso molto, qui è entrata nel merito non solo i cosiddetti addetti ai lavori, ma anche la politica. È stato un caso molto particolare e delicato nel nostro Paese. Quindi io la ringrazio per come lei, in modo molto sintetico ma chiaro, senza nessuna venatura di parte, questo è importante proprio per il ruolo che le svolge, ci ha dato. Allora, due considerazioni. C'è una considerazione e una domanda breve. Perché in parte ha già risposto, questa della differenza che c'è fra lo psicologo, lo psicoterapeuta, lo psicopedagogista, la psicoterapia medica, il confine è molto labile. Io sono una psicopedagogista, ho lavorato in un ospedale e mi occupavo delle famiglie dei bambini malati di leucemia, quindi un approccio assolutamente diverso. Ma lo voglio dire perché queste quattro aree, diciamo, di professionalità interagiscono anche fra di loro, no? E la legislazione italiana purtroppo non è ancora riuscita a mettere insieme una legislazione che tenta di mettere insieme le varie operazioni, i vari interventi, perché è fondamentale per evitare il ripetersi di indagine, ed è fondamentale perché bisogna capire bene il significato che c'è fra una psicoterapia medica e quello che si legge sui trattati. E quindi io mi auguro che magari il lavoro di questa commissione possa anche aiutare, no, a fare un po' di chiarezza per il futuro su queste. E quindi anche per questo davvero la ringrazio. L'altra cosa, e chiudo, io ho capito, ma sapevo anche leggendo un po' la cronaca di questi eventi che ci hanno tenuto impegnati per mesi e mesi e mesi, non solo sulla stampa, il protagonismo forte del ruolo degli assistenti sociali, non solo nel caso dei bambini. Noi ci occupiamo di bambini, ma sarebbe mica sbagliato occuparsi del ruolo degli assistenti sociali, per esempio, per gli anziani. Ma mi fermo, non è oggetto di discussione nostra. Allora, io so che c'è un lavoro straordinario che fanno gli assistenti sociali,
Però proprio per quello che è successo e per i due casi che lei ci ha segnalato, uno che è stato assolutamente assolto, l'altro dopo aver spiegato perché aveva mentito, poi si è ripreso e poi ha rispiegato, quale verifica e controllo di lavoro in questo caso che lei ha seguito c'è stato verso gli assistenti sociali all'interno del servizio sociale del comune, anche dei comuni che usufruivano di tutti questi servizi, perché un assistente sociale a volte, se il comune è piccolo, si occupa non solo di quel comune ma a volte anche di altri piccoli comuni. Quindi a me interessa capire questo: quale ruolo hanno svolto la dirigenza all'interno dei servizi sociali, cioè gli assistenti sociali a chi poi rendevano conto del lavoro che è stato fatto? Ed è fondamentale, perché è una professione così importante e delicata che se non c'è anche una verifica di controllo, non perché non ci si fida, ma perché è proprio per la delicatezza del lavoro è importante, specialmente quando si tratta di bambini. Grazie. Oggetto delle indagini non sono gli assistenti sociali, oggetto delle indagini sono state le condotte di singole persone che svolgevano il ruolo di assistente sociale. Anzi, aggiungo che molti assistenti sociali della Valdenza hanno fornito un'importante collaborazione durante le indagini, sia con noi carabinieri che con la Procura, e hanno svolto un lavoro straordinario nella fase post misura cautelare, quando questi bambini dovevano rientrare a casa. È ovvio che, come avviene quando purtroppo capita, viene arrestato un carabiniere, ci si sente a volte quasi correi mediaticamente di quella condotta, ma questo non è il caso, perché oggetto del processo sono le condotte di singole persone. Mediaticamente è ovvio che si dice i fatti di Bibbiano, ma oggetto del processo non è Bibbiano, che è fatto di persone assolutamente oneste che abbiamo anche in maniera incidentale sentito durante le indagini. Quindi, per rispondere alla sua domanda, rispondo che non compete ai carabinieri svolgere un controllo su un servizio di assistenza sociale. Compito dei carabinieri è verificare se esistevano dei fatti potenzialmente delittuosi e comunicarli alla procura, e questo è stato fatto. Anzi, ribadisco che sottolineo con onestà intellettuale che soprattutto nella fase posteriore a quella cautelare, quando tra virgolette il caos è scoppiato, sono stati quegli stessi assistenti sociali a aiutare e contribuire la magistratura minorile a vederci chiaro su quelle situazioni, nominando una CTU e restituendo quei bambini alle famiglie, tra l'altro bambini che non vedevano a volte i genitori anche da diversi anni. Ho citato prima l'esempio del bambino di 18 mesi, quando è tornato a casa aveva quasi 4-5 anni, quindi il papà non lo aveva sostanzialmente mai vissuto, e lascio a voi immaginare la traumaticità di quell'incontro. Un attimo, onorevole Cantone, accenda il microfono, se no non la sentiamo. No, volevo dire, la ringrazio molto, ma la mia curiosità, mettiamola così, perché certo, ovviamente lei è stato più che puntuale, chiaro, ma proprio perché lei ha fatto un ragionamento del ruolo degli assistenti sociali post, cioè scoppia il caso e loro si mettono a disposizione. Al mio problema chiedevo pre. Tutti gli assistenti sociali. Tutti gli assistenti sociali che non sono oggetto dell'attuale indagine, evidentemente nelle relazioni che sono state radiograficamente passate al setaccio, non hanno commesso alcuna attività delittuosa. Onorevole Giannone, poi l'onorevole Fiorini. Grazie mille. Io la ringrazio, maresciallo Milano. In realtà volevo fare una domanda specifica su un termine che spesso sentiamo utilizzare all'interno, non soltanto, non parlo adesso del caso da lei citato per il quale insomma ha seguito l'indagine, ma in generale in modo molto ampio a livello nazionale, si utilizza il termine reset, che assomiglia molto a quello che lei ha descritto, non soltanto nei casi che ci ha citato come esempio, ma proprio come quest'impossibilità di ritornare anche a ricordare in futuro quello che è il ricordo originario, quindi
non trasformato, ma proprio quello che nella realtà è successo. Noi sentiamo spesso veramente centinaia di segnalazioni che arrivano, a volte l'ho già anche scritto, questa parola reset, cioè questo... in questo caso rientra proprio nell'ambito psicologico, immagino, non sono una psicologa, ma da quello che leggo insomma è una sorta di psicoterapia che serve proprio a resettare, purtroppo il termine è questo, bruttissimo ma reale, il pensiero, ciò che prova il bambino per reindirizzarlo in altro senso. Tipo, faccio l'esempio anch'io, nelle separazioni che ad oggi vengono definite costantemente conflittuali, che quindi portano all'allontanamento del bambino non attraverso un 403 ma attraverso quella che è la legge, insomma è il decreto del giudice, vengono poi inseriti appunto in struttura per avviare una sorta di reset e quindi portare questo bambino ad esempio ad avere a che fare con il genitore che magari non voleva frequentare o del quale aveva paura, quindi riprogrammarlo per iniziare una nuova vita. In questo reset non è previsto né di vedere né di sentire l'altro genitore dal quale in qualche modo deve essere allontanato addirittura per mesi o anni, come stava dicendo anche lei prima. Le è mai capitato di trovare o di sentire anche dalle intercettazioni questa tipologia, cioè definita proprio in questo modo, con questo termine o in questo caso? Dico. No, nell'indagine di Bibbiano il termine reset non è emerso, è emersa la paralisi completa dei rapporti tra il genitore e il sospetto abusante, che si è protratta anche ben oltre l'archiviazione del presunto abusante. E questo a totale discapito sia del diritto del bambino sia di quello alla genitorialità. Sì, sì. Poi avevo anche da chiederle delle cose che però non so se può rispondere o se può rispondere magari in forma segreta. E la prima cosa riguarda i vari nuclei, cioè a livello nazionale, tra di voi nei diversi nuclei regionali avete la possibilità di confrontarvi anche su casi che non riguardano in questo caso per esempio la regione dalla quale arriva, ma che comunque vi porta a poter valutare se questo sistema, questo modus operandi, se così vogliamo definirlo, avviene anche in altre regioni e se sì, siete al corrente di altri casi, di altre indagini in corso relative a sistemi simili a quello da lei descritto e da lei che ha portato l'indagine svolta negli anni passati, perché sarebbe importante capire anche quanto è grande questo sistema, ripeto, magari diamo questo termine che forse non è neanche quello più adatto, però capire le potenzialità, perché anche in questi casi di tutte le segnalazioni che in questi anni sono arrivate, a me veramente già da singola sono pervenute centinaia, io ritrovo tantissimo delle sue descrizioni, sia dell'operato del servizio sociale, che non è generico, però di alcuni che ne fanno parte, il bene e il male si trova dappertutto, sia di quelle che sono le consulenti tecniche di ufficio che vengono nominate dai giudici e che purtroppo relazionano molto, a volte diversamente rispetto a quanto invece poi magari ritroviamo nei video che dopo anni si riesce a reperire attraverso gli avvocati, dopo anni, quindi neanche nell'immediato per poter contestare subito, o anche nel fatto che comunque, così come era stato detto anche mi pare qui in commissione dalla presidente della magistratura italiana nazionale, che non ci si può cioè un giudice non può discostarsi da quello che viene relazionato, perché non essendo il giudice stesso ad avere nell'immediato questo confronto, questo rapporto con il bambino o comunque con i genitori che devono in qualche modo avere la possibilità anche di difendersi, si ritrova a doversi rifare a quello che viene descritto all'interno delle relazioni del servizio sociale o della CTU, quindi discostarsi da quello che viene scritto lui o lei che sia il giudice diventa per loro impossibile, perché devono dare per buono quello che a loro viene scritto. Questo diventa un problema perché, come diceva lei, così come avete constatato che in questi casi c'erano proprio dei falsi, io le assicuro che leggendo e guardando i video molte volte mi è capitato di ritrovare dei falsi che poi mi hanno portato anche a fare delle esposti, però sarebbe importante capire quanto tra di voi, nuclei differenti nelle varie regioni d'Italia, riuscite a parlare per comprendere la gravità di questa situazione. Io non so se può rispondere così o in forma, perché non vorrei mettere poi in problema anche magari indagini in corso, ecco. No. Però mi piacerebbe capirlo questo, anche per capire come possiamo anche essere d'aiuto a livello legislativo, in modo tale
da cercare di eliminare questa situazione che non è accettabile proprio in virtù di quello che è l'interesse supremo del minore. Grazie. Mi sento di risponderle in forma libera. Tra le peculiarità dell'arma vi è la capillarità sul territorio, anche degli strumenti di comunicazione interna, con cui sicuramente dialoghiamo a distanza dalla Valle d'Aosta alla Calabria in maniera veramente molto celere. Non parlerei appunto di sistema. E il rischio di Bibbiano, ed è un rischio con cui numerosi briefing con il pubblico ministero, con la dottoressa Salvi e anche con la mia scala gerarchica abbiamo più volte riflettuto, è di quanto all'interno dell'indagine di Bibbiano possa il rischio che all'interno di questo grande calderone indagine Bibbiano rientrino casi dove invece avevamo dei reali abusanti, dei reali maltrattanti, che esistono, dobbiamo dirlo, esistono. Discernere il reale abusante e il reale maltrattante è di competenza poi delle singole magistrature, spesso a distanza di tempo. Far rientrare poi ex post ciò che lei mi chiede sia valutabile ex ante è sostanzialmente impossibile. Credo che però un protocollo che garantisca, ecco, una criticità in Bibbiano è stata questa, cioè se il motivo dell'allontanamento o col 403 o con l'articolo 2.4 del 184 dell'83 è il fatto reato, se è solo ed esclusivamente quello, ci siamo più volte sorpresi che prima di iniziare l'incidente probatorio, il bambino sia stato sottoposto a una psicoterapia di rielaborazione del trauma, cioè noi stessi ci siamo domandati, ma se il trauma corrisponde al ricordo dell'evento doloroso e l'evento doloroso ancora non è stato accertato, quale trauma andiamo a rielaborare? Perché se andiamo a rielaborare un trauma che è di competenza della magistratura penale, poi il cortocircuito tra i due sistemi ci sarà, perché da una parte andremo a garantire un sostegno psicologico e psicoterapeutico al minore, ma dall'altro non faremo altro che andare, tra virgolette, non voglio dire a preconfezionare una testimonianza, però sicuramente a rendere quella testimonianza meno genuina di quello che quello stesso narrato del bambino sarebbe stato se il bambino non fosse stato sottoposto a psicoterapia prima di arrivare all'incidente probatorio. Questa ovviamente è una scelta legislativa, stabilire per esempio le tempistiche, come un po' si è fatto con il codice rosso, però la mia è solo una riflessione. Certo è che l'auspicio è che un bambino arrivi all'incidente probatorio, tra virgolette, vergine, cioè con un dichiarato che è esattamente identico a quello dell'allontanamento. Questo è, penso, un auspicio di tutti poi. Benissimo. Io però le faccio una domanda, rubo un attimo l'onorevole Fiorini, perché è coerente, mi permetto di... Quindi, in che cosa si fa in caso di sospetto abuso sessuale in famiglia? Nella vostra prassi, quindi normalmente cosa succede se viene segnalato dai servizi sociali o se viene segnalato o comunque voi avete notizia di un abuso sessuale nei confronti dei minori in famiglia? Se la segnalazione avviene direttamente durante l'accesso ospedaliero, vi è un protocollo con le ASL, che è un protocollo che prevede in quello stesso momento l'attivazione sia dei carabinieri, sia della magistratura minorile, sia degli assistenti sociali. Se è una segnalazione che avviene in maniera estemporanea, un dichiarato di un bambino a scuola alla maestra, in questo caso a seguito della denuncia, essendo un reato che consente l'attivazione immediata del pubblico ministero, ci si rivolge direttamente al pubblico ministero per avere le direttive. È ovvio che la messa in protezione è immediata, però veramente dipende dalla concretezza del caso, poiché spesso l'attivazione è partita dall'interpretazione di un disegno, quindi a volte bisogna anche stare attenti a cosa intendiamo per attivazione. Onorevole Fiorini, prego. Intanto volevo ringraziare il maresciallo per il suo lavoro fatto in tutti questi ultimi anni e anche ringrazio, ne approfitto di nuovo, la dottoressa Salvi. E le chiedo solo, le faccio solo una domanda, un approfondimento, che lei ha parlato di un'equazione importante, secondo me, che è anche emersa da altre audizioni nel corso del nostro lavoro in commissione. E poi quindi ha anche riferito il fatto che probabilmente non c'è stato un effettivo aiuto
da parte del garante dei minori. Ecco, se mi può spiegare meglio, e se ha percepito, c'è stata anche durante le indagini, c'era la consapevolezza da parte anche degli altri addetti, quindi degli altri assistenti sociali, se c'era stata la consapevolezza che si stava succedendo qualcosa di sbagliato, cioè di che si stava lavorando male, che c'era un qualche cosa, purtroppo noi l'abbiamo chiamato sistema malato, ma bisogna anche avere la forza di raccontare e di dire ciò che avviene e soprattutto di limitare a chi ha sbagliato, diciamo, io dico sempre le mele marce vanno gettate in qualsiasi ambiente, in qualsiasi classe, diciamo, professionale. Grazie. Allora, per quanto riguarda l'equazione, ciò che ho detto prima è che il rischio che una vicinanza eccessiva degli assistenti sociali rispetto al tribunale per i minori vada a destrutturare l'equidistanza che le parti devono avere rispetto al giudicante. Ovvio che questa è una sorta di struttura piramidale che nel processo penale, nel processo minorile non abbiamo, come ho detto prima, delle vere e proprie parti, cioè non abbiamo gli assistenti sociali, i genitori e il giudice, abbiamo una sola parte che è il benessere del minore. Però ribadisco, dato che si crea in caso di segnalazioni la maggior parte delle volte una situazione di estrema conflittualità tra gli assistenti sociali e i genitori, il rischio è che questa posizione di vicinanza, dato che il Tribunale per i minori per procedere, per andare avanti, necessita delle relazioni ai servizi, questa eccessiva vicinanza rischi di allontanare invece la terzietà rispetto all'altra parte che si viene a creare di fatto, cioè i genitori. Per il ruolo del garante, i garanti si sono attivati, nel senso che hanno formalmente richiesto una relazione. E la relazione che gli è stata fornita è il medesimo contenuto di quelle che sono oggetto delle imputazioni per falso, di cui ribadisco che, non lo dico perché non credo in quell'impostazione accusatoria, perché ho svolto l'indagine e credo nella serietà di quello che è stato fatto e anche nella totale asetticità di come sono state fatte le indagini. Superficialità, mi scusi, c'è stata della superficialità da parte nostra? No, da parte del garante. Questo è, io ne ricostruisco il fatto storico, l'etichetta al fatto storico la lascio dare a voi. Il garante ha ricevuto la segnalazione dei genitori e ha chiesto ai servizi sociali competenti un'informazione sui fatti che gli è stata fornita. Questo è il fatto avvenuto. Per quanto riguarda il ruolo degli altri assistenti sociali, sicuramente il clima era noto a tutti. È emerso da numerosi elementi investigativi. E questa consapevolezza, tuttavia, non si è ritenuta sufficiente ad elevarla a corresponsabilità poi nelle singole condotte criminose, perché le relazioni hanno una firma, un autore che diventa responsabile di quello che scrive. Grazie mille. Allora abbiamo da remoto prima la senatrice Fregolent, poi l'onorevole Ascari. Prego, senatrice Fregolent. Grazie Presidente, ringrazio anche il maresciallo. Io volevo, siccome quando si sente parlare di questi fatti, per quanto noti, si rimane sempre particolarmente attoniti e ci si chiede come si sia potuto fare quello che si è fatto a questi bambini. E soprattutto come poi questi bambini lo supereranno, se mai lo supereranno, il danno che hanno subito. Io volevo capire da lei se potevano esserci dei controlli sull'operato degli assistenti sociali che si potevano fare o che si possono introdurre per il futuro. Nel senso che spesso e volentieri dalle varie audizioni che abbiamo avuto e che abbiamo potuto, a cui abbiamo potuto partecipare,
è emerso in modo abbastanza chiaro che talvolta i servizi sono i controllori e però non i controllati, cioè non c'è nessuno che controlla quello che fa il servizio sociale. Per la sua esperienza, per ciò che lei ha potuto notare in questa indagine, ci sono dei controlli e degli strumenti che potrebbero, secondo lei, essere applicati per garantire la correttezza del lavoro degli assistenti sociali, circostando che poi ce ne sono sicuramente che lavorano secondo principi di eticità, ma se cioè, il tribunale prende per buona la relazione ai servizi sociali, il garante prende per buona la relazione ai servizi sociali, se i servizi sociali che la relazionano sono quelli che sono in malafede o che comunque non si stanno comportando in modo corretto, forse come sistema dovremmo introdurre degli strumenti che ci permettano di controllare i servizi sociali. Spero di essermi spiegata. Grazie. Sì. Sul meccanismo dei controlli, gli assistenti sociali sono componente dell'ente locale al pari di altri servizi, fanno parte della struttura tecnico-amministrativa e quindi hanno già in sé strumenti e mezzi di controllo. Poiché questi siano efficienti o meno, ovviamente non dipende da noi. Credo che sia possibile avvicinare una percezione diretta col minore da parte della magistratura prima dell'adozione di determinati provvedimenti limitativi, nel senso che talvolta soltanto gli over 12 vengono sentiti da parte delle magistrature minorili, anche per una indicazione legislativa in tal senso, anche se la legge apre alla possibilità di poter sentire le persone infra 12 anni nel caso in cui abbiano delle capacità di discernimento. Spesso il magistrato, il tribunale si interfaccia direttamente con il CTU che ovviamente ha una sua valutazione dei fatti, fornisce una sua valutazione dei fatti. L'unico strumento che mi sento di fornire è appunto una maggiore vicinanza rispetto al singolo minore, cioè avere anche una sua opinione diretta dei fatti senza la mediazione di soggetti terzi. Però è ovviamente una mia riflessione questa, non... Grazie, sempre da remoto, onorevole Ascari. Sì, grazie Presidente, ringrazio il contributo del maresciallo. Vorrei, se possibile, porre delle domande. La prima è se nel corso delle sue attività può verificare se comunque le condizioni effettuate in generale, cioè se le condizioni di accudimento delle vittime minorenni fossero periodicamente verificate dalla procura minorile o dal tribunale minorile. E poi la seconda domanda è chi accedeva ai luoghi di vita dei minorenni al fine di controllare le condizioni di vita. Le chiedo se gli accessi, se svolti, avvenivano diciamo a sorpresa o erano preannunciati. E sono state svolte dall'autorità minorile verifiche preventive in altri luoghi di accoglienza per minorenni e si è avuto modo di constatare se strutture, operatori riguardati diciamo, dalle indagini sono rimasti attivi e abbiano ricevuto altri incarichi. Grazie. Allora, a gestire la fase del controllo sulle modalità di affido erano gli assistenti sociali che comunque, almeno dalle maniere incidentali emerso nelle indagini, lo facevano in maniera costante, cioè si interfacciavano con gli affidatari e anche non solo in prima persona ma anche attraverso gli educatori. Nel caso della Valdenza era un servizio appaltato all'esterno, a un'altra società. Gli educatori avevano dei rapporti costanti e frequenti con gli affidatari e a volte si recavano anche presso il domicilio del bambino. Non ho invece effettuato alcun accesso controllo per quanto riguarda le comunità. Grazie. Da remoto l'onorevole Bellucci. Grazie Presidente. Ringrazio l'audito per la puntualità della tua restituzione e anche per la chiarezza dei temi trattati. Chiedo nello specifico, in un passaggio lei ha detto che tutti erano a conoscenza
di ciò che stava accadendo dei fatti, potrebbe essere così cortese da declinare quei tutti, cioè chi era conosciuta anche nei rispettivi ruoli, nelle rispettive competenze di ciascuno. Poi un'altra domanda, volevo sapere, rispetto alla figura del tutore o del curatore del minore, che erano stati nominati per tutti i minori che avete avuto l'opportunità di attuare delle indagini, e tipo di comportamento avevano tenuto e soprattutto se sia i curatori avevano, per quello che voi avete potuto appurare, avuto incontri con i minori stessi e quindi aver potuto seguire il minore attraverso un ascolto in presenza. E poi infine lei parlava dell'età proposta dalla legge italiana per quanto riguarda i 12 anni dell'ascolto del minore e poi se capaci di discernimento sotto i 12 anni, volevo soltanto precisare che questo è un aspetto, diciamo un punto di caduta drammatico in Italia, dal momento che la Convenzione internazionale sui diritti dei bambini ratificata dall'Italia non dà il limite di età rispetto a quel diritto che è il diritto d'ascolto e di poter partecipare attivamente a tutti i provvedimenti che lo riguardano. Quindi la riflessione che lei faceva è assolutamente congrua, dal momento che certamente per decidere su di un minore bisognerebbe ascoltare e incontrare il minore dell'autorità che è preposta poi a prendere delle decisioni o attraverso dei decreti o attraverso delle sentenze. La ringrazio ancora e attendo una risposta. Allora, sulla prima domanda, quando ho parlato di altri, parlo degli altri assistenti sociali che componevano il servizio sociale. Per quanto riguarda il ruolo del tutore, è effettivamente una criticità la circostanza che il ruolo di tutore fosse in capo al medesimo dirigente del servizio sociale. Questo provoca purtroppo un difetto di terzietà nelle valutazioni di provvedimenti a tutela del bambino, perché mi sembra ovvio che se un dirigente nell'esercizio delle sue funzioni ritenga tutelante per il minore allontanare quel minore dal nucleo familiare, non è che nel momento in cui si spoglia dal ruolo di tutore, si spoglia dal ruolo di dirigente e si mette i panni del tutore, adotta una decisione differente. Alcuni comuni, penso a quello di Reggio Emilia, con cui mi sono interfacciato per vicende vicine a quelle di Bibbiano, hanno per esempio un tutore esterno all'amministrazione, il che consente un confronto dialettico meno di parte rispetto alle decisioni che vengono adottate da quel servizio sociale, e abbiamo potuto notare che questo è sicuramente proficuo per le scelte che poi vengono adottate. Benissimo, io ho alcune domande, se mi permette Maresciallo, sono in realtà residue rispetto a quelle già fatte dalle mie colleghe molto precise. La domanda più che altro è anche una curiosità, cioè i servizi sociali hanno un fascicolo, voi che avete fatto le indagini, che immagino siate andati negli uffici degli servizi sociali, quantomeno a Bibbiano, hanno un fascicolo per ciascun minore o quantomeno per ciascuna famiglia? E se in questo fascicolo sono riportate almeno una relazione delle sedute di psicoterapia? Allora, prego. No, prego, se non so, mi dica lei. Vada. Sì. Allora, il servizio sociale ha un fascicolo per ogni minore. All'interno vi sono tutte le relazioni. Il problema è che nel caso dell'indagine sui fatti di Bibbiano, quel famoso appalto relativo al servizio psicoterapeutico in realtà era una sorta di affidamento sine titulo, cioè non esiste un formale atto di affidamento del servizio. Agli atti quindi raramente abbiamo trovato relazioni dei terapeuti degli psicoterapeuti dell'Ansel e Gretel. Non è certo che l'esatta composizione del fascicolo acquisito sia esattamente il contenuto che quel fascicolo aveva prima dell'acquisizione, perché abbiamo alcuni elementi investigativi che saranno poi sottoposti al vaglio dibattimentale insieme alle responsabilità degli imputati, che ci fanno pensare che alcuni documenti siano stati sottratti e tolti dal fascicolo prima dell'acquisizione.
Grazie, io le faccio una serie di domande ma sono più o meno tutte connesse. Una riguarda appunto quello che ci ha illustrato nel caso di sospetto abuso sessuale in famiglia. Ma in questi casi, quando c'è stata una denuncia, credo da parte dei servizi sociali nei confronti dei genitori, non c'è stata alcuna indagine delle forze dell'ordine o, come giustamente ci ha consigliato prima, un incidente probatorio prima dell'allontanamento o comunque, questa era una domanda, cioè è bastato che il fatto che i servizi sociali riscontrassero o comunque il sospetto di un abuso in famiglia per procedere all'allontanamento del bambino? Questo ovviamente andrebbe distinto caso di minore per caso di minore. Erano famiglie con degli elementi di fragilità, ma cito una parte di un dichiarato di una testimone che indica che all'interno delle relazioni si doveva dare l'idea che esistesse l'abuso, alludendo al concetto di abuso, e questo per mettere nelle condizioni l'interlocutore magistrato di adottare il provvedimento. Ovviamente questo è avvenuto nel singolo caso affrontato da parte di questa operatrice. Quando vi è la segnalazione di un abuso, si attivano contemporaneamente, vi è l'allontanamento di un minore, si attivano contemporaneamente due procedimenti. Si attiva il procedimento minorile, che ha ad oggetto, ovviamente io ne sto parlando in una fase storica dove il 403 non era quello che è oggi, e poi si attiva il procedimento penale. Nella vicenda Bibbiano sono stati svolti accertamenti, a volte anche lo stesso incidente probatorio del bambino, tant'è che in prossimità degli incidenti probatori, con estrema coincidenza, perveniva una relazione su un dichiarato del bambino. Questi procedimenti si sono chiusi con l'archiviazione, ma questo non fa venir meno il procedimento civile, talvolta, non sempre, proprio perché nel frattempo nel bambino si sedimenta comunque l'idea dell'abuso. Quindi sostanzialmente il paradosso che abbiamo notato in Bibbiano è che ci si trova davanti a due genitori che sono innocenti come lo siamo tutti noi, per qualsiasi responsabilità, ma sono comunque dei sospetti abusanti perché il bambino continua a ribadire l'accusa nei loro confronti, soprattutto durante il percorso di psicoterapia. Ho fatto l'esempio di quella minore che anche posteriormente è convinta di essere tornata a casa solo per aver perdonato il padre. È come incistare il ricordo di un fatto mai avvenuto o che comunque nessuno potrà mai provare di essere avvenuto, e nello stesso tempo per il minore quel fatto è come se fosse esistito. Certo, ci ha chiarito veramente una cosa molto importante, cioè il rapporto che c'è fra il giudizio penale e il giudizio davanti al tribunale di minorenni, perché effettivamente non si capisce se un allontanamento o comunque un provvedimento preso da un tribunale di minorenni per un abuso che poi viene archiviato o comunque insomma smentito, mi perdoni la tecnicità, però non ha nessun effetto sul provvedimento del tribunale dei minorenni. Ma le faccio un sacco di domande, lo so, ma per chiarire, però il provvedimento di archiviazione viene trasmesso al tribunale dei minorenni, quindi il giudice dovrebbe ricepirlo, quantomeno leggerlo. Assolutamente sì, però l'archiviazione non è una decisione nel merito. Quando parliamo di archiviazione parliamo dell'assenza di presupposti da parte del pubblico ministero per poter sostenere concretamente un'accusa nel giudizio. Questo non toglie che il tribunale abbia un oggetto di valutazione diverso, cioè il motivo quando si aprono questi due procedimenti, l'oggetto di valutazione diventa diverso. La procura penalmente interessa esclusivamente il fatto penalmente rilevante, che Tizio abbia stuprato Caio. All'autorità giudiziaria minorile, invece, sul tema della responsabilità genitoriale, non interessa solo questo aspetto, ma va ad approfondire tutte le tematiche che possono anche essere semplicemente di contorno. Per esempio, se un genitore, il genitore non presunto abusante, ha vigilato abbastanza per impedire all'altro di abusare, sempre che l'abuso vi fosse stato nel caso di riferimento. E proprio l'oggetto del procedimento cambia. Questo ovviamente provoca dei cortocircuiti, a maggior ragione nella vicenda di Bibbiano, dove ci troviamo davanti, dopo un'archiviazione, ricordo a febbraio 2017, ci troviamo a inizio 2019 ancora con bambini presso la famiglia degli affidatari, con atti ancora secretati nel procedimento minorile, nonostante le continue sollecitazioni che questa famiglia ha fatto non solo al garante ma anche alla stessa amministrazione comunale, al sindaco, perché non solo non ha mai saputo il motivo
per cui il bambino era stato allontanato, se non percependolo attraverso il procedimento penale che poi era stato archiviato, ma di fatto gli era stato precluso anche qualsiasi tipo di rapporto con i minori. Il cortocircuito è evidente e si rende concreto nel momento in cui vi è un'archiviazione da parte della magistratura penale e una magistratura civile che comunque rispetto ad altri elementi continua a ritenere quei genitori ancora non idonei. Perfetto, io ho ancora qualche domanda, mi perdoni, per quello che riguarda, lei ha detto una cosa molto importante, cioè il fatto che di fatto per vedere gli atti degli assistenti sociali prima della riforma del 403, in effetti occorreva un'istanza di accesso agli atti al comune oppure una richiesta al Tribunale dei minorenni se questi poi erano depositati. Ma alla luce di questo, ci sono stati dei genitori, nel caso Bibbiano e poi se lei ha notizie anche in altri casi in tutta Italia, che hanno fatto un esposto, una denuncia, proprio per violazione, lo dico da avvocato, del principio del contraddittorio o per violazione comunque del loro diritto a essere genitori. Quindi hanno fatto un esposto nei confronti degli assistenti sociali o comunque del comune a cui faceva riferimento, o l'Unione dei Comuni, il servizio degli assistenti sociali, se ne ha notizia. Poi le chiedo anche il numero dei bambini che sono stati allontanati e poi riportati a casa nell'ambito dell'indagine sulla Valdenza. E se poi ne vuole parlare, gli aspetti economici della vicenda e se ci sono stati gravi ostacoli alle indagini. Allora, sul procedimento, sulla denuncia fatta dai genitori rispetto alla condotta dell'amministrazione, sì, mi risulta che sì, non ne conosco gli esiti, né gli sviluppi. Non nego che è vero che oggi il 403 del Codice Civile consente, attraverso una procedura più trasparente, un'immediata percezione del motivo per cui viene tolto un figlio. È anche vero che potenzialmente questa trasparenza potrebbe essere strumentalizzata in ambito penale, perché l'accesso agli atti relativi all'allontanamento rischia infatti di anticipare la presa di conoscenza del procedimento a suo carico, eventualmente da parte del genitore, nell'ambito penale. Quindi effettivamente attualmente si è sicuramente risolto una problematica, però c'è uno spazio dove potenzialmente una criticità, cioè il genitore va a fare accesso agli atti per il 403, anzi con la nuova formulazione li deve ricevere la notifica sia del ricorso che del decreto, e così scopre le accuse eventualmente mosse dal figlio. Probabilmente un coordinamento tra le procure potrebbe evitare questo, però non conosco le modalità con cui poi si darà attuazione a questo aspetto. Sul procedimento sì, i minori sono tutti rientrati, vado a memoria, credo fossero una decina, alcuni anche già poco prima della misura cautelare del giugno del 2019, mi sento di dire per motivazioni comunque relative alle indagini che in quel momento erano in atto. Se non relative, perlomeno connesse da un punto di vista oggettivo alle indagini che erano in atto. Si tratta di minori che sono rientrati poiché il Tribunale per i minorenni, dopo la misura cautelare, ha deciso di prendere in mano questi fascicoli, li ha revisionati e affidato il caso a una CTU, li ha tolti dal servizio sociale a cui erano stati affidati prima, cioè quello della Valdenza. Ed è stato sicuramente confortante per chi ha investigato e anche umanamente ci ha colpito che in pochi mesi o in un annetto di valutazioni quei genitori che per diversi anni erano stati dipinti come mostri, cambiato servizio sociale attraverso una CTU, sono invece risultati genitori assolutamente idonei. Prego, onorevole Giannone, poi. Grazie, mi è venuta in mente un'altra cosa. Vi è mai capitato di trovare dei collegamenti magari con consulenti tecnici d'ufficio nominati che avessero appunto collegamenti con, non parlo di servizio sociale, ma più che altro di cooperative dove molte volte attraverso quelle che sono appunto le perizie poi depositate in tribunale inviano
i minori, ma anche i genitori, a fare per esempio dei percorsi psicologici, dei percorsi per recuperare la capacità genitoriale, ad esempio, che però comunque in qualche modo hanno a che fare con quelle cooperative, mi spiego meglio, che risultano essere magari collegate attraverso non lo so, la gestione di quella cooperativa, piuttosto che avere dei parenti all'interno, quindi che ci possa essere un conflitto di interessi. Vi è mai capitato di trovare questo? Non so adesso se riguarda principalmente la parte appunto di Reggio Emilia, ma in generale lei sa di queste cose? Non mi è capitato. Benissimo, e se non ci sono altri quesiti chiudiamo l'audizione e ringraziamo ancora il maresciallo Giuseppe Milano per la disponibilità.